è per caso, abbiamo insistito più volte, è nelle sue corde, è nella sua classe, nel suo talento, nella sua struttura fisica, nelle corde di una campionessa del mondo come lei è stata nel 1500 stile libero, poter ottenere e ritrovare se stessa con risultati di questo tipo. Però c'è stato un percorso che Alessia evidentemente ha tenuto per sé, no? A sorpresa, diciamo così, perché non era stato poi sbandierato o reso pubblico il percorso che lei ha eseguito di allenamento e di recupero, e qualunque sia stato, certo è che se il buongiorno si vede dal mattino, notevole, più che notevole. Ci aspettavamo una grande Pellegrini, c'è stata una grande Filippi. Tu dici atteso o non atteso? Per me è totalmente inatteso, perlomeno a questo livello e con questa rapidità. Devo dire che mi sorprendeva anche di più vedere un atleta dal talento altissimo come quello di Alessia Filippi gareggiare su livelli così bassi, così come è stato nell'ultimo biennio. Questo è stata la cosa più sorprendente. Però ritrovare così all'improvviso una condizione di questo livello, insomma, a dicembre, ai campionati italiani, a metà dicembre, un mese e mezzo fa, era un atleta in fase di ricostruzione in cui bisognava stare attenti a dire qualsiasi cosa per non ferirla, eh? Invece adesso si quasi, può quasi, sì, comunque qualcosa del genere, sì, fragilissima, insomma, un colpo di vento la portava di qua e di là, e oggi invece è un salto di qualità notevolissimo. Questa è già dimostrazione di essere ad altissimo livello. Brava Alessia. E quel 2:11:54 che lasciava qualche perplessità, corretto in 2:10:49, ci dà la conferma di quanto fosse giusta la gioia di Alessia, quanto fossero in qualche modo giustificate anche quelle lacrime che abbiamo visto subito dopo la gara. 200 dorso uomini invece, questa è la serie che ci dovrebbe regalare il vincitore, cioè Sebastiano Ranfagni in corsia a 6, su di lui gli occhi e anche quelli che sulla carta potrebbero essere in senso assoluto i favori del pronostico, ma c'è un lavoro, un percorso di preparazione da valutare che non per tutti i nuotatori in vasca in questo momento è stato ed è uguale. Catalano, Malerba, Milli, Diener, Laugeni, Ranfagni, Graff e Mencarini dall'alto al basso. E anche questa è una gara molto interessante, con il giovane promettente talento tedesco Diener in corsia 4 e soprattutto con l'uomo che delle seconde linee ha risposto meglio all'ultimo mondiale per l'Italia, Sebastiano Ranfagni, che ha nuotato benissimo al mondiale arrivando addirittura al quinto posto in una bellissima finale di 200 dorso. Un Ranfagni che ha avuto un po' di difficoltà al rientro dagli Stati Uniti, lui è stato in altura mentre Laugeni è andato in Florida, si vede anche la diversa pigmentazione dei due atleti. Un Ranfagni pigmentazione che, avuto... che vuoi dire? Abbronzatura? Sì. E poi bene invece in fuga Matteo Milli in corsia 3. Ora spinge un po' di più però Sebastiano Ranfagni, con Milli in testa al comando ai 100 metri 58:75, Malerba 59:52, Diener 1:00:12. Per trovare Ranfagni bisogna scendere in quarta posizione 1:00:34. Ranfagni però ora che prova ad aumentare un po', un Ranfagni per il quale lo staff azzurro ha avuto parole d'elogio dopo il collegiale in altura, un Ranfagni che nel 2011, così come Alessia Poglieri, non si è affatto risparmiato in tutti gli impegni che poteva essere protagonista, lo è stato a partire dal mondiale di Shanghai, passando per l'Universiade, ha fatto di tutto un po' Sebastiano, e adesso nella stagione olimpica vorrebbe raccogliere i frutti di quella mole di lavoro, ma anche di un percorso che negli ultimi mesi l'ha visto sempre in crescita costante, e di questo gliene siamo anche grati, perché nel dorso abbiamo trovato un ragazzo che può essere competitivo. Intanto va a chiudere la gara chapeau Matteo Milli in alto, corsia 3, 2:01:43, davanti a Ranfagni che ha recuperato rispetto a tutto il resto della vasca, ma non a Milli, 1:22 il distacco, secondo e 22 di Ranfagni nei confronti di Milli. Beh, bella prestazione, più che altro come atteggiamento, passaggio veloce di Matteo, l'abbiamo visto
in finale campionati europei di corta, una buona crescita, un atleta che deve trovare il picco di prestazione per poter competere al spalla a spalla con i protagonisti dei 200 delfino italiani, quindi Ranfagni ma anche Damiano Lestingi, primatista italiano che sta cercando anche lui un rientro convincente ad alto livello. Ranfagni invece conferma insomma il periodo di preparazione, lui ha avuto oltretutto un po' di difficoltà anche al rientro dagli Stati Uniti, è stato cancellato il volo, sono arrivati a casa alle 4, poi abita in collina, in questi giorni di neve non ha potuto nuotare per un paio di sedute, anche 4 facciamo, 2 al giorno. Sì, e quindi è il caso di dire così. Un 2-2 che non aggiunge nulla insomma alla sua preparazione, si va diritti verso il campionato di marzo. Stiamo per entrare nel mondo della rana con i 200 femminili, la serie numero 3, mentre per quello che riguarda il campo maschile che arriverà più tardi, io ti ho visto parlottare o perlomeno ti ho visto giocare con sguardo d'intesa con Nicolò Ossola. Ma volevo catturarlo, per farmi raccontare un po' di dietro le quinte, però hai le tue spie, le tue fonti. Beh, è fantastico. Allora, 200 rana donne, dunque il panorama della rana azzurra al femminile, Luca, di quella maschile ne abbiamo parlato tante volte con l'esplosione, la crescita assurda e bellissima al tempo stesso di Fabio Scozzoli. In campo femminile il discorso è differente. Beh, totalmente differente, c'è un atleta di riferimento che è Chiara Boggiato, un atleta che ha fatto invece benissimo quest'estate che è la Fisnider, e poi se vogliamo un gruppetto di atlete che sono fatte vedere nel tempo con esiti altalenanti, Guzzetti, la Scarcella e qualcun'altra quella. Per cui no, non sta malissimo la rana, ma sta cercando una vera regina, sta cercando di capire se la Boggiato riuscirà a mantenere il ruolo o se sarà il momento della Fisnider o chi altro per lei. Inciso, Boggiato e Fisnider non sono qui per non è qua neanche la Guzzetti differenti. Esatto. Anche la Guzzetti assente, c'è Ilaria Scarcella e anche lei primatista italiana dedicherebbe, cioè, andrebbe dedicato un capitoletto a parte, no? Beh, una Scarcella esplosa a cavallo del 2009 però con il poliuretano e poi un'Ilaria che non è stata più competitiva in quel modo. Beh, senza dubbio è stata l'atleta del poliuretano per antonomasia, per eccellenza, la Scarcella è sempre stata una buona atleta a livello giovanile, e quando le è stata data la possibilità di indossare invece il gommone, ha fatto un salto di qualità spaventoso. Il gommone. Aspettavo il gommoso, stile Stefano Morini. Hai ragione. Dai. Ha indossato il gommoso, lì. E da lì via, grande viaggio. Improvvisamente strarecord italiano a destra e a sinistra, una buona semifinale al campionato del mondo. A Roma era il 2009, per un atleta insomma nata nel 93. Non era poco come risultato. Una volta tolto il gommoso, la storia è stata un po' diversa, e è molto difficile anche, soprattutto a questo livello di età, ritrovarsi in difficoltà, cioè essere improvvisamente a un livello internazionale e ritrovarsi con la stessa rapidità al punto di partenza senza aver davvero capito a fondo cosa sia successo nel mezzo. Troppo rapido tutto quanto. Beh, intanto noi siamo quasi, non ancora ma quasi, in conclusione dello spazio a nostra disposizione oggi con le gare che andranno avanti, ma questo lo diciamo subito, daremo conto fin da domani mattina di quello che è accaduto e che accadrà nel periodo non collegato in quest'ultima parte della prima giornata del trofeo Città di Milano, 200 rana uomini, 800 stile libero donne e 1500
calcio di libero uomini, un programma lunghissimo quello del venerdì, spalmato solo sul pomeriggio, mentre Sara Traben, la slovena, ha chiuso in 2:41 e 91 la prima serie. Tempo questo che certamente non rimarrà scolpito, tantomeno inciso, nelle pietre della legge del nuoto mondiale. 2:41 e 91 ed un occhio perplesso di Luca Sacchi, anche perché di fronte ad un risultato del genere ed in attesa delle migliori, Luca, non c'è moltissimo da dire. No, questo è un po' la tagliola delle gare a serie. La tagliola? Ma sì. Perché tagliola? Ora me la spieghi. Beh, il fatto di poter vedere delle competizioni che insomma hanno un livello abbastanza modesto. Ma la tagliola è quasi a trappola. Beh sì, insomma, adesso ognuno la vede a modo suo. Assolutamente sì, però dal punto di vista televisivo sarebbe bello poter avere un concentrato di gare di qualità e riuscire a dare una scrematura sulle gare che invece danno meno spunti a livello qualitativo. E allora Sara Traben, 2:41 e 91 con tagliole disseminate qua e là. Noi... Ma vale anche per il pubblico, eh? Tu dici? Ma beh, sì, sì, un po' sì, dai. Sì, un po' vieni, sì. Vieni, vedi un'ora e mezza di competizioni di buon livello con tutti i maggiori protagonisti, ti diverti. Vieni e stai qua tre ore, tre ore e mezzo, ti diverti meno. Anche perché oggi, e questo va riconosciuto al meeting organizzato dai nuotatori milanesi e va riconosciuto al Trofeo Città di Milano, abbiamo visto delle cose davvero buone. La formula le fa in qualche maniera intervallare da situazioni in cui per vedere il picco prestativo successivo bisogna attendere un po', in verità. 1:14 e 84 la virata di Nicola Valentini che conduce questa serie. È un'altra atleta che fa parte del gruppo delle raniste interessanti, era cresciuta moltissimo un paio di stagioni fa, a partire dalla stagione passata invece un po' più di difficoltà per l'atleta dell'Aurelia, che prosegue in ogni caso il suo cammino in questa serie numero 2 dei 200 rana. La prima avrà alla via Celli De Scentis la Scarcella, primatista italiana. Gareggerà in corsia 3. Ancora Nicole Valentini saldamente al comando a 150 metri, 1:54 e 89. È, seppur di poco, la più veloce anche in questo terzo 50 davanti a Marta Babuin. Intanto da comunicare che stiamo lavorando per trovare spazio e per non far scendere anzitempo il sipario su questa giornata, la prima del Trofeo Città di Milano, dunque continueremo a seguire quello che accade qui nella vasca, nella piscina Samuele di via Mecenate, anche compresa la prossima serie, per concludere il capitolo 200 rana donne, mentre Nicole Valentini chiude in 2:35 e 37. Poi siamo al lavoro e dunque vi invito